aspiranti pattinatori in pista per Street Factory Eclettica, alla riscoperta di quell'angolo di città un tempo punto di aggregazione per eccellenza dei giovanissimi amanti dei pattini a rotelle. Oggi lo spiazzo di via Rochester si è trasformato in un luogo dove sport e street art colorano i pomeriggi e le serate d'estate. Corsi sportivi per grandi e bambini curati da appassionati delle rotelle e non solo. Sono i frequentatori più affezionati della pista di pattinaggio, quella di qualche anno fa, come i rollerblader Miki Pecoraro e Marco Amendola, che da bambini volteggiavano con i loro pattini nella pista di via Rochester. Ma qua vogliamo fare prendere piede questo sport del free skate, che sì, noi conosciamo il pattinaggio, però il free skate è un po' più evoluto, ci sono tante varie discipline all'interno come aggressive, urban, slalom. Vi consiglio di andare a cercare anche su internet un po', di documentarvi, che sono delle belle cose, perché no? Se prende piede anche qua in Sicilia, cioè in Sicilia volendo già stanno facendo lezioni verso Catania, Paternò, in quelle zone. Se prende piede anche qua in centro Sicilia non è male. Pattinare quindi in questa zona per far sì comunque di poter imparare le varie discipline permette comunque di poter andare in giro sia in giro per le città che per i posti, per i parchi attrezzati. Comunque l'iniziativa fa sì che comunque le persone, i ragazzi che vogliono avvicinarsi a questo sport possano farlo con tranquillità in uno spazio adeguato dove potranno comunque dedicarsi e specializzarsi per le varie discipline che potrebbero essere il freestyle come l'aggressive stesso o il normale fitness. Soltanto una delle iniziative portate avanti dai ragazzi di Street Factory Eclettica con il loro Frega la Noia, l'hashtag diventato subito virale sulla pagina Facebook che ha già ricevuto più di 1500 mi piace a poche settimane dall'inaugurazione della pista. Con questo progetto stiamo dando il via sempre più iniziative, corsi, come in questo caso quello di roller che sta partendo oggi. In questi giorni stanno anche partendo i corsi sia di hockey senza pattino, il cosiddetto hockey su prato, o anche di skateboard. Quindi con degli istruttori esperienti nel loro settore si ha la possibilità quindi di far imparare i ragazzi anche giovanissimi a queste discipline street, anche nell'ottica di un agonismo, di una professionalità nel creare una delegazione. Un giorno sarebbe il nostro sogno da mandare nei campionati ufficiali in tutta Italia, anche in previsione del fatto che per esempio lo skateboarding nelle Olimpiadi prossime sarà uno sport già olimpionico.